Ciao a tutti e benvenuti in questo mini tutorial realizzato da Codice Inutile. Io sono Luca Moroni e in questo tutorial voglio iniziare ad esplorare il 3JS, le sue potenzialità e il suo utilizzo attraverso un... Iniziamo duplicando un progetto che abbiamo realizzato insieme durante gli incontri di Milano Live Coding. E presso WeMake. Cloneremo questo repository semplicemente perché ci è comodo come punto di partenza per il webpack Node, npm, i pacchetti impostati. Tutta quanta una serie di discorsi che per ora tralasciamo ma che sono utili. Quindi dovete assicurarvi di avere installato nel computer Node e Git. Dovete clonare questo repository. L'indirizzo lo vedete in alto, casomai lo scrivo anche sotto, lo scriveremo sotto al video. Per clonare questo repository andiamo ad aprire una shell, andiamo dentro una cartella in cui vogliamo clonare il repository, in questo caso io ce l'ho sul mio D, dentro la mia cartellina che si chiama Milano Live Coding. E lanciamo il comando clone ed git clone ed incolliamo. Oh, porca miseria, dobbiamo copiare l'indirizzo del git da clonare. Git clone ed incolliamo l'indirizzo del clone aggiungendoci in fondo.git. Facendo così verrà scaricato il git da remoto. Infatti se guardiamo la cartella, è stata creata una cartella che si chiama Basic 3JS with Node.js, che è il nome del repository che abbiamo clonato. Possiamo rinominare la cartella come vogliamo, io in questo caso la nomino come Basic 3. Eliminiamo la cartella git, eliminiamo killwin, eliminiamo il readme, eliminiamo startwin e rimaniamo con questi file qua dentro. Git ignore lo lasciamo perché una volta fatto questo, per inizializzare il progetto, lanceremo il comando npm install che praticamente va a controllare cosa c'è dentro al package JSON e lo installa. Ok, una volta fatto questo, possiamo aprire il nostro strumento di codice preferito. Io personalmente per questi tipi di progetti utilizzo Atom e apriamo la cartella, non si vede nella registrazione. Comunque apriamo la cartella che contiene il nostro nuovo progetto ed eccoci qua. Lo vediamo con i node modules che abbiamo appena installato, la sorgente che abbiamo scaricato e i file che contiene. Ora, come prima cosa, facciamo una pulizia di questo repository che è abbastanza sporco. Cancelliamo questo collegamento che fondamentalmente era un fork mio on GitHub che non serve. Andiamo nella cartella JS e cancelliamo tutti i file tranne index.js. Apriamo il file index.js e andiamo a pulire anche qui tutta la sporcatura che durante i nostri incontri siamo andati a creare. Bene,
Salvo index.html, untitled non mi serve, siamo dentro index.js. Index.js fondamentalmente al momento importa semplicemente un CSS. Se vogliamo vederlo funzionare di base dentro al body, andiamo a scriverci hello world in index.html, riapriamo la nostra linea di comando, lanciamo il comando npm start dev che è configurato all'interno del package JSON. Missing script, scusate, npm run dev, npm run dev. E ci sta praticamente lanciando un mini server all'indirizzo localhost 2.8080. In questo caso abbiamo un piccolo problema perché non trova un file linkato in index.js perché non ho salvato questo file, lo salvo. E ora compila senza nessun problema, quindi andando su localhost 8080 dal nostro browser vedremo il nostro Hello World. Bene. Funziona tutto. Per iniziare, cancello l'Hello World. Ok. Mi sposto su index.js e inizio un ciclo di log giusto per assicurarmi che quello che sto scrivendo funzioni sempre. Quindi andando nel browser, cliccando con il destro, facendo ispeziona se siamo su Chrome, comunque in ogni browser premendo il pulsante F12 apriamo la console di sviluppo e vediamo quello che abbiamo, il log di quello che abbiamo scritto qua, log inizio. Bene, per iniziare io creerei un file che vado a chiamare basic scene.js, e una volta creato questo file dentro ci scriverò export default class basic scene, aperta chiusa parentesi graffa, e così facendo ho creato un oggetto JavaScript di base. Quindi qui sto utilizzando come riferimento la scrittura JavaScript ES6 che potete andare a cercare su internet, non spiegherò. Una volta creato questo oggetto di base posso tornare sull'index, fare import basic scene from aperte virgolette punto slash, quindi cartella locale basic scene.js. Facendo così dovrebbe ricompilare senza errore, ma non è vero, non compila senza errori perché Basic Scene.js non può essere vuoto. Quindi dentro Basic Scene.js andrò a creare un constructor vuoto. E così facendo, non è vero. Ah, scusate, ho scritto default senza default class basic scene, quindi così dovrebbe funzionare senza errori. Ok, fondamentalmente qui non stiamo facendo niente. Cosa che ho appena accennato, come prima cosa di basic scene potremmo creargli un constructor, praticamente la prima funzione che viene chiamata quando andiamo a creare l'oggetto, quando andremo a richiamare l'oggetto dal nostro index.js, e ci iscriviamo console.log basic scene e
Stato inizializzato. Salvo. E come vedete questo log non torna niente perché al momento qui abbiamo semplicemente importato l'oggetto, ma non lo abbiamo inizializzato. Per inizializzare l'oggetto dobbiamo scrivere nel nostro index.js, creare una nuova variabile costante, perché il nostro oggetto non vogliamo che cambi. Lo chiamiamo basic scene con la prima lettera minuscola, tanto per differenziarlo dall'oggetto costruttore, uguale nuovo, new basic scene. Facendo così andiamo a mettere dentro questa variabile una nuova istanza di basic scene. Ora salvando. Esatto, abbiamo il log basic scene, è stato inizializzato. Quindi abbiamo creato il nostro primo file JS che contiene una classe, e abbiamo creato un constructor che esegue del nostro codice, lo abbiamo richiamato dal nostro file index.js e lo abbiamo istanzializzato. Ora, la comodità di avere degli oggetti, che gli oggetti possono avere delle funzioni. Perché era una funzione molto semplice, sotto constructor creiamo la nostra prima funzione. La nostra prima funzione, semplicemente una funzione che farà un log, è stata chiamata la prima funzione. Così facendo possiamo chiamare questa funzione sia da dentro l'oggetto che da fuori. Quindi se ora faccio, scrivo basic scene.prima funzione e salvo, vedremo che ci sarà un log, è stata chiamata la prima funzione. Questa funzione la posso chiamare quante volte voglio. Quindi truc è stata chiamata la prima funzione. Chiaramente le funzioni possiamo passargli un parametro. Quindi è stata chiamata la prima funzione con il parametro, e ci attacco parametro, e in questo momento abbiamo stata chiamata la prima funzione con un parametro undefined, perché da index.js non stiamo passando niente, possiamo passare quello che vogliamo, quindi un numero, possiamo, questo grazie alla natura di JavaScript che non è tipizzato, possiamo passare ciao mamma, quindi vedremo che scriverà è stata chiamata la prima funzione col parametro 54, col parametro ciao mamma e così via. Questo ci tornerà comodo dopo. Un'altra cosa degli oggetti che possono avere delle variabili collegate. Le variabili collegate sono attaccate a se stessi, quindi l'oggetto si riferisce a se stesso utilizzando la parola chiave this. Quindi se io faccio this.variabile 1 e gli assegno come valore Pluto, l'oggetto avrà a disposizione sempre questa variabile 1, anzi le chiamo di nome, la chiamo Pippo, la variabile Pippo. Quindi andando a chiamare la funzione get, andiamo a creare la funzione get Pippo. Possiamo fare in modo che questa funzione loghi nella console la variabile this.pippo. E quindi dal nostro index facciamo basic scene.getPippo. Vedremo stampato in console Pluto, perché Pippo ha come valore Pluto. Ok, arrivati a questo punto possiamo iniziare a creare una scena di base di 3JS all'interno del nostro oggetto Basic Scene. Quindi torniamo all'inizio. Loghiamo semplicemente inizio basic scene constructor che non fa niente. Bene,
l'inizializzazione della scena la facciamo in una funzione esterna, quindi che chiamiamo init scene. E qua dentro inizieremo ad usare le funzioni di Tree.js. Prima di poter usare le funzioni di Tree.js dobbiamo importarlo. Il progetto è già pronto, già contiene Tree.js, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo semplicemente scrivere all'inizio di questo oggetto import all, asterisco significa tutto, as 3D, quindi importiamo tutto e gli diamo come nome di variabile 3 da from 3, che è come si chiama il pacchetto npm di Tree.js installato in questo progetto. Salviamo, non succede niente perché con questo 3 non stiamo facendo assolutamente nulla. Bene, come prima cosa iniziamo a creare all'interno di questo oggetto la variabile scene a cui assegneremo new 3.scene, quindi facendo così iniziamo una scena di 3.js e la buttiamo dentro alla variabile scene di questo oggetto. Bene, a questo punto questa scena la inizializziamo attaccandoci un renderer, quindi creeremo sempre una variabile dell'oggetto chiamata renderer. Chiaro, questi nomi li sto decidendo io per convenzione, potremmo chiamare questi nomi come ci pare, però è più facile chiamare un renderer piuttosto che chiamare un renderer Pluto. Quindi new 3.webgl renderer, ops, autocompletamento di Atom 3.webgl renderer. Non abbiamo bisogno di parametri, non gli stiamo passando parametri. A questo renderer gli impostiamo come dimensione la dimensione della finestra in cui andiamo a renderizzare. Quindi adesso inizializziamo tutto quanto in maniera molto semplice, non stiamo a pensare al poter mettere la rendering di Tree.js all'interno di un div, all'interno di un oggetto che se ne sta in un angolino della scena, eccetera. No, noi andiamo e renderizziamo full screen, full window, meglio. Quindi window.inner8, l'ho scritto bene perché non mi ricordo, sbaglio sempre, scusatemi. Inizializziamo il renderer impostandogli la dimensione e facendola corrispondere a questo spazio della finestra. Ok, e ora prendiamo il documento che abbiamo sul quale viene eseguito tutto questo codice, prendiamo il suo body e gli appendiamo un figlio, ed è come figlio gli appendiamo this, scusatemi, this punto renderer set size this renderer, e del renderer andiamo a prendere il DOM element. Questa è una funzione di Tree.js che ci aiuta. In pratica renderer restituisce un DOM element, quindi un canvas dove viene già renderizzato tutta quanta la scena WebGL creata da Tree. Ok, quindi facendo così e salvando dovremmo vedere niente perché questa funzione in scene non la stiamo chiamando da nessuna parte, quindi basic scene.init scene. A questo punto dovremmo o ricevere un errore o avere tutto quanto nero perché di default Tree.js renderizza cancellando lo schermo a nero, quindi lo schermo sarà nero. Quindi come primissima cosa possiamo fare? Possiamo cambiare questo colore di sfondo. Per cambiare questo colore di sfondo iniziamo creando una variabile sempre collegata all'oggetto, perché chissà mai che un giorno voglio accederci da esterno o voglio accederci da altre funzioni dell'oggetto, quindi l'oggetto può andare a riprendere questa variabile dalle funzioni. Quindi allora creiamo una variabile dell'oggetto clear color. Il clear color è un nuovo oggetto 3 color. Impostiamo il valore di questo colore, quindi this
clear color punto set RGB. Con questa funzione possiamo passare come valori RGB normalizzati in uno spazio da 0 a 1, quindi 0 è assenza di colore, 1 è presenza di colore. Quindi andando ad impostare ad esempio 1, 1, 1 come valore RGB, in questo momento stiamo creando il bianco. Quindi this clear color set RGB bianco, lo abbiamo impostato bianco, anzi impostiamolo a un bel giallo acceso piuttosto, e andiamo ad impostare il clear color del renderer a questo colore che abbiamo appena creato. Quindi clear color, la funzione clear color, set clear color del renderer ci fa impostare il colore di sfondo, tra virgolette, del renderer, e gli passiamo this.clearColor. Ok? Facendo così e salvando dovremo vedere lo sfondo della finestra diventare niente perché set clear color viene, il colore di clear viene chiamato non al primo ciclo di rendering ma al secondo, cioè dobbiamo, dopo aver inizializzato tutta quanta la scena, verrà attaccata alla finestra, dobbiamo dire al renderer di renderizzare questa scena con questa camera che non abbiamo creato. Quindi, prima di poter mettere un clear color e di poterlo vedere all'interno dello sfondo, come sfondo della nostra finestra, dobbiamo creare una camera. Per creare una camera possiamo fare la camera, la creiamo sempre come variabile che fa parte di questo oggetto. Quindi this, la chiamiamo camera, uguale new 3. Usiamo la perspective camera, sempre l'autocompletamento che aiuta, come che no. This new perspective camera, e gli passiamo la dimensione, l'angolo in gradi del nostro FOV, che corrisponde a quindi l'angolo in cui la camera vede la distanza. Mettiamo un bel 45 gradi. L'aspect ratio che impostiamo come variabile, const aspect ratio uguale window in width fratto window in height. Facendo così, andando a passare questa variabile che abbiamo appena creato, facendo così impostiamo come aspect ratio del renderer la ratio che ha la nostra finestra. E qui impostiamo il mirror clip plane e il far clip plane, che non sto a spiegare ora, ma fondamentalmente sono la distanza minima in cui vengono renderizzati gli oggetti della camera e la distanza massima dopodiché vengono tagliati. Ecco, più o meno l'ho spiegato. Ora che abbiamo creato la nostra camera, la possiamo passare alla funzione di rendering, e salvando dovremmo poter vedere lo sfondo giallo impostato. Ok, quindi abbiamo una scena creata di default, una camera per vedere quello che c'è all'interno della scena, un colore di sfondo della scena, un renderer che ha una certa dimensione e un colore di sfondo. Il renderer viene attaccato al body del documento e questo renderer renderizza questa scena con questa camera. Bene, a questo punto possiamo già fare una piccola funzione di utility all'interno della scena, che può essere la funzione getCamera,
con cui togliamo via questo codice. Lo spostiamo più in basso così da poter usare questa funzione per ritornare una camera al momento impostata in maniera fissa. Quindi, invece di tutto quel po' di roba per creare la camera su questo oggetto, possiamo scrivere this.camera uguale la funzione di questo oggetto, quindi this.getCamera, facendo così questo codice viene eseguito, viene ritornato la variabile camera, viene impostata qua. E tutto sta continuando a funzionare, semplicemente perché abbiamo spostato del codice per rendere l'inizializzazione un pochino più ordinata. Stessa cosa possiamo fare con il renderer, quindi get renderer. E ci portiamo via tutta questa parte qua, brutta, perché vogliamo che il render sia sempre, diciamo che sia grigio scuro il render, anziché giallo che dà un po' fastidio agli occhi. Quindi vogliamo che il render sia sempre grigio scuro, questo qui 010101, se avete usato Photoshop o qualcosa di simile riuscite a capirlo. Creiamo un nuovo oggetto renderer qua dentro, lo inizializziamo con il clear color come facevamo prima. Ok, questa funzione ce la teniamo qua sopra per ora. E ritorniamo non solo un oggetto, ma ritorniamo due oggetti che sono clear color. Quindi ritorniamo un oggetto un pochino più complesso, clear color, e ci mettiamo clear color, e ritorniamo il renderer. Facendo così stiamo ritornando una struttura, un oggetto strutturato dove all'interno ci sarà clear color che abbiamo creato qua sopra e renderer. Questo perché possiamo creare una variabile const render object uguale get renderer. Ok, a questo punto render object sarà un oggetto formato da questi due sottooggetti, questa struttura. Quindi a questo punto possiamo benissimo fare this.clearColor uguale renderObject.clearColor e this.renderer uguale renderObject.renderer, e facendo così abbiamo imparato a tornare una struttura dati e da una funzione, e prendere questa struttura dati per inizializzare altri oggetti. Questo ci tornerà comodo più avanti. Qui comunque continuiamo col codice come era prima, quindi da comment body appendiamo this renderer che è stato assegnato qui, this renderer DOM element, e poi questo renderer renderizza questa scena con questa camera. Salvando, tutto dovrebbe funzionare. Non è vero. Uncaught reference error, getRenderer is not defined. Ah, giusto, perché sto chiamando la funzione renderer senza dirgli che è qua dentro. Quindi this.getRenderer. Ok, vedete, ora abbiamo lo sfondo è grigio scuro. Per dimostrare che funziona, lo faccio diventare rosso per un attimo. Diventa rosso, torniamo al nostro sfondo grigio scuro. Ok,
A questo punto che abbiamo creato la nostra basic scene e l'abbiamo inizializzata dal nostro index.js in maniera più ordinata, quindi tutto questo po' di roba della basic scene, questa confusione la teniamo pulita e nascosta dal nostro index.js, dove poi potremo in futuro lavorare in maniera più complessa. Possiamo creare un nuovo file che si chiama basic cube.js, ok? E questo basic cube, bene, una volta creato il file basic cube.js, iniziamo con lo importare la libreria 3.js che ci servirà e creiamo l'esportazione della classe basic cube. Una volta esportata la classe Basic Cube, possiamo importarla dentro il nostro index.js come abbiamo importato Basic Scene. Quindi importiamo Basic Cube da basiccube.js.js, che è qua esattamente. In questa maniera, come con la scena, abbiamo la possibilità di creare e istanziare un oggetto che possiamo chiamare come ci pare, ma per semplicità chiameremo Basic Cube. Possiamo istanziare un oggetto Basic Cube dalla classe Basic Cube. Vediamo che ora salvando. Tutto compila, non c'è nessun errore nella console e quindi possiamo procedere con il pensare cosa fa questo Basic Cube. Quindi ci scriviamo il nostro bel constructor e facciamo in modo che il nostro Basic Cube ritorni un cubo, né più. Nemmeno. Quindi iniziamo con il decidere che colore ha il nostro cubo. Quindi creiamo un oggetto color. Un oggetto color che viene inizializzato con la libreria 3 con il comando della libreria 3.color, completamente automatico, potevo scriverlo meglio. 3.color equivale a color, ovvero dei accetta dentro un oggetto con dei valori RGB, quindi chiamiamo questo cube color, quindi il colore del cubo è un nuovo oggetto colore inizializzato con un oggetto color che può essere una struttura fatta in questa maniera: R valore, G valore, B valore. Quindi inizializzando il nostro colore così creiamo praticamente un colore bianco. Ora con questo colore andremo a creare il materiale con cui andiamo a renderizzare il nostro cubo. Quindi chiamiamolo per consistenza cube material uguale new. Vediamo un po' se c'ho. No, non ce l'ho. New 3. Mesh basic material a cui assegniamo il colore cube color. Facendo così, se cerchiamo ad esempio su Google 3 Basic Material, vediamo che abbiamo creato un materiale piatto,
con un colore, con una tinta uniforme. Questo sarà il colore del materiale, il colore del nostro materiale e il modo in cui viene renderizzato è un basic material, ovvero un materiale cosiddetto unlit. Bene. Ora che abbiamo creato il nostro materiale, creiamo la nostra geometria del cubo, quindi cube geometry uguale new 3 dot box geometry e la inizializziamo con la dimensione del nostro cubo. Facciamo grande 5 unità così per iniziare, perché mi pare che nella nostra scena la camera sia posizionata al centro, poi vedremo. Cube geometry uguale 3 box geometry. Bene. Ora che abbiamo il materiale e la geometria del nostro cubo, creiamo la nostra mesh. E la nostra mesh la chiamiamo cube mesh e sarà una new 3. Mesh a cui passiamo la nostra cube geometry e cube material. A questo punto, dato che abbiamo creato la nostra geometria e la nostra mesh con il suo materiale, possiamo mettere una variabile pubblica di questo oggetto che chiamiamo thisRoot per convenzione nostra, decisa ora. thisRoot uguale cube mesh. In questo modo, dalla nostra index, dal nostro basic cube, se loghiamo basiccube.mesh, vedremo undefined. Scusate, no .mesh, ma .root, giustamente. Vedremo che ritorna la nostra mesh. Tipo mesh, non importa le ombre, come geometria c'è una box geometry, vediamo mesh basic material, come colore 111, vediamo che effettivamente corrisponde alla nostra geometria, che ad esempio se adesso che cambio il colore verde, possiamo andare a vedere il nostro colore che non ritorna verde perché dobbiamo fare cubeColor.setRGB color. Color.r, vedete? Da qua riesco a fare un po' di debug degli errori che sto facendo, sto un po' improvvisando senza vedere la referenza su come si imposta il set RGB. Set RGB non può accettare una struttura di questo genere, ma abbiamo per forza bisogno di scomporre la nostra. Abbiamo per forza bisogno di scomporre il nostro oggetto colore nelle sue parti color RGB, quindi box material color RGB. Perfetto. A questo punto, cosa ce ne facciamo di questo basic cube che ritorna in root un cubo e la nostra scena separata così? Facciamo in modo che la scena possa accettare degli oggetti 3JS in ingresso. Quindi
abbiamo la nostra funzione init, get camera, get renderer, aggiungiamo qua giù in fondo una funzione add object, accetta una variabile, un oggetto che chiamiamo in maniera palese object, con cui andremo a mettere dentro, che andremo ad aggiungere alla scena this scene, no, add. Questo è un comando di 3JS che permette ad un qualsiasi oggetto di essere aggiunto in gerarchia ad un altro oggetto. In questo caso raggiungiamo la base della nostra gerarchia della scena 3JS, che è la scena. Quindi this.scene.addObject. Bene. In questo momento non vediamo nessun cubo. Perché? Perché abbiamo la camera che di default viene posizionata al centro della scena e il cubo che di default viene posizionato al centro della scena. Quindi abbiamo la camera che corrisponde alla posizione del cubo. Per ovviare questo possiamo fare in due modi: o cambiare come viene inizializzato il cubo, o cambiare come viene inizializzata la scena, quindi o spostare il cubo o spostare la camera dentro la scena. Io scelgo di spostare la camera. Quindi, una volta che abbiamo preso la camera, l'andiamo a spostare sulla Z di 10 unità. E si dovrebbe vedere, ma non si vede. Andiamo a spostare sulla Z di 10 unità, ma non ci sta funzionando. Beh, perché non abbiamo mai aggiunto il nostro Basic Cube alla scena. Scusatemi. Basic Scene.add. Andiamo a chiamare la funzione che abbiamo scritto qui. Add basiccube.root this scene.add is not a function, perché la funzione add di 3JS si scrive con la A minuscola. Bene, ora tutto torna, box geometry. C'è qualcosa che non torna. Vediamo un po' di loggare. Log this scene. Andiamo a prendere la scena. Child. Abbiamo la box geometry. Non funziona perché, giusto, noi siamo andati ad aggiungere un oggetto in scena dopo che abbiamo chiamato il comando render. Quindi per poter vedere l'oggetto dobbiamo richiamare il comando render. Ora noi potremmo fare così, e dovrebbe funzionare, sì, e vediamo il cubo aggiunto nella scena. Ad esempio, se noi andiamo ad impostare il cubo come bianco, il cubo in scena è bianco, ma è una cosa un po' macchinosa questa, diciamo. Ogni volta che aggiungiamo un oggetto rirenderizziamo la scena. Ok, resta una scena leggerissima perché non renderizza in continuazione, ma c'è un ma. Dobbiamo chiamare render ogni volta che applichiamo un cambiamento alla scena. Questo non va bene, non ha senso. Quindi noi togliamo il comando render dopo aver aggiunto il cubo e andiamo a creare una funzione di update, un update della scena. Quindi qua sotto il nostro comando add creiamo una funzione update in cui chiamiamo
questo comando this renderer this scene, render this scene con questa camera. E questa funzione update richiederà al browser il frame dell'animazione. Questo significa che questa nostra funzione, una volta che viene lanciata, dice al browser: ehi, mettimi in coda tutti i frame delle animazioni che fai all'interno della tua window e chiama me stessa. Chiama di nuovo thisUpdate. Nella pratica è una funzione pseudo-ricorsiva. Una volta impostata la nostra funzione update, però dobbiamo chiamarla appena una volta, altrimenti non si lancia mai. Quindi la andiamo a chiamare all'interno dell'inizializzazione della scena. Facendo così, di nuovo vediamo il nostro cubo aggiunto alla funzione add senza dover chiamare il rendering chiamare il rendering della scena dopo aver aggiunto il cubo. Ok? A questo punto, per dimostrare che questa funzione viene chiamata ogni frame, faccio un piccolo log con un valore numerico che sarà this.test, facciamo test, e questo valore numerico ad ogni frame lo aumento di 1, ok? Questo valore test però se non lo inizializzo da qualche parte mi può portare problemi, quindi lo vado ad inizializzare nel constructor test uguale 0. Ora quando salvo vedremo qua a stampa 0, 1, 2, 3 e tutti i numeri di seguito. Eccoci qua, perché abbiamo costruito all'interno dell'oggetto una variabile test. E nella funzione di update lo stiamo stampando nella console, lo stiamo aumentando di 1. Fatto vedere questo perché? Perché ora io voglio arrivare ad animare il cubo. Per animare il cubo cosa faccio? Non sto a scrivere l'animazione del cubo all'interno della scena, ma lo voglio scrivere dentro al cubo stesso. Quindi anche il cubo verrà dotato di una funzione update e questa funzione update, che chiamiamo con la U minuscola per differenziarla dall'update principale della scena, questa funzione update prenderà la root di questo oggetto che corrisponde alla nostra cube mesh. Prenderà la sua rotation e ci andrà ad aggiungere 0,1 ad ogni frame. Ora, quando faccio questo, questa funzione update non la sta chiamando nessuno e quindi non accade nulla. Come faccio? Devo passare alla scena la funzione update che sta dentro BasicCube. Ok, quindi dentro a BasicCube abbiamo la funzione update da chiamare. Questa funzione update deve essere chiamata dalla scena. Che faccio? Ora io al momento sto passando la root di BasicCube e passandogli la root non ho accesso alla funzione update. Se andiamo di nuovo a stampare l'oggetto che passo in add, che in questo caso è solo unicamente il cubo, vediamo che sto passando la mesh e che nel log non ha la funzione update. Ma se io passassi alla scena BasicCube in toto, non vedremo più il cubo perché quello che viene aggiunto è questo oggetto BasicCube che non è effettivamente una mesh, ma è un contenitore per la nostra mesh. Ma stampando questo oggetto vedo che ha la funzione update. Quindi
quello che posso fare è aggiungere, impostare la basic scene in modo tale che accetta un oggetto. Di questo oggetto va a cercare qualunque tipo di oggetto sia la root e l'aggiunge alla scena, e di nuovo avrò il cubo in scena. E poi aggiunge l'oggetto, questo oggetto a un contenitore locale che chiameremo, che dichiariamo nel constructor, chiameremo this.updatables e lo dichiariamo come array vuoto. Questo serve per dichiarare un array vuoto in JavaScript. Ora prendiamo this.updatables, lo incolliamo qua in add e ci andiamo a spingere dentro il nostro oggetto che passiamo attraverso la funzione add. Ok? Ora in update io posso accedere all'oggetto updatable e ci accedo con una funzione for let, che è una variabile temporanea, let updatable of, per ogni aggiornabile di questi aggiornabili prendo l'aggiornabile e chiamo la sua funzione update. To read only property rotation of object mesh, scusatemi, rotation.x, facciamo ruotare sull'asse x. E ora vediamo che il cubo ruota. Quindi qui adesso è una funzione update, stavo chiamando una funzione errata, stavo aggiungendo punto 1 all'oggetto rotation, che non è un valore numerico. Quindi della rotazione del cubo sull'asse x aggiungiamo 0.1 ogni frame. Ok? Questa funzione update fa parte di basic cube, che è questo oggetto qua, diventa questo oggetto qua. Lo passiamo alla nostra basic scene. La nostra basic scene scompone il nostro oggetto prendendoci la sua root e lo aggiunge alla scena, in questo caso il nostro cubo, e inserisce l'oggetto tra gli oggetti aggiornabili. Ok? Quindi durante la funzione update della scena gli oggetti aggiornabili, sugli oggetti aggiornabili viene chiamata la funzione update. Ok? Ora cosa possiamo fare arrivati a questo punto? Possiamo fermarci qui o aggiungere un'altra piccola utilità che può essere un riferimento di tempo. Un riferimento di tempo per poter gestire dei valori in base al tempo che scorre. Per questa ragione e per questa utilità, FreeJS implementa un oggetto orologio che può essere inizializzato chiamando la funzione new 3.clock con la C maiuscola, new 3.clock, e a questo punto l'oggetto basic scene contiene un orologio che può andare ad aggiornare ogni volta durante il suo ciclo di update. Quindi creiamo una variabile time elapsed, ok, uguale this.clock.getTime, facendo così vediamo che stiamo contando il tempo passato dal momento in cui l'oggetto basic scene viene inizializzato. Qua viene inizializzato non quando viene chiamata la funzione initSin, ma quando viene inizializzato, perché la funzione constructor viene chiamata in questo momento quando viene fatto new basic scene. Ok, ora questo time elapsed
lo passiamo a tutti i nostri aggiornabili. Salvo un attimo per vedere che viene loggato il tempo che passa. Eccoci qua, vedete, questi sono secondi. Cancelliamo un secondo questa cosa. Andiamo a prendere il nostro Basic Cube e con questo Time Elapsed andiamo a farci qualcosa. Ok? Ad esempio, facciamo in modo che il colore che andiamo a passare al nostro materiale diventi una variabile dell'oggetto, quindi trasformiamo questo cube color in this.cubeColor e lo andiamo ad utilizzare qua. Andiamo a prendere this.cubeColor, punto, ad esempio R, lo facciamo corrispondere al seno di time elapsed e facendo così creiamo un errore. Ah, giusto, perché qua ho cambiato di nome a this.cubeColor, ma non l'ho cambiato anche qui. Ok, ora tutto dovrebbe andare bene. Eccoci qua. Avete visto? È cambiato il colore per un attimo. C'è qualcosa che non torna. Const red uguale time elapsed. Facciamo un pochino di debug. Console log red, vediamo un po' cos'è questo valore red. Eppure sta aggiornando. Ah, giusto, una volta impostato il colore, scusatemi, devo andarlo a reimpostare al materiale. Quindi this cube material, in questo caso ricordiamoci di aggiornare anche questa referenza qua, this cube material dot color uguale this cube color, e ora dovrebbe andare. Eccoci. Bene, ora come vedete dal log il nostro colore alle volte va sotto lo zero. Questa cosa è superflua perché un valore sotto lo zero è inutile. Quindi, oltre che a fare il seno del tempo che passa, ne prendiamo il valore assoluto. Quindi sia che questo valore si vada sotto lo zero, sia che sia sopra lo zero, il valore che torna sarà sempre maggiore di zero. Ed ecco qua che abbiamo animato un colore del nostro cubo. Perfetto. E magari con il tempo che passa ci andiamo ad animare pure la rotazione, così da avere una rotazione che corrisponde in maniera, diciamo, uguale, in maniera più lineare al tempo passato del nostro sketch. Quindi, siccome la rotazione in 3JS è espressa in radianti, in questo caso ogni 6,28 secondi il cubo fa un giro. Per fare in modo che ogni secondo il cubo faccia un giro, dobbiamo prendere time elapsed, che corrisponde al nostro conteggio dei secondi, e moltiplicarlo per matp, quindi per pi greco moltiplicato per 2. Facendo così il nostro cubo roterà ad un hertz, quindi farà un giro su se stesso al secondo. Magari quindi facciamo che il nostro cubo fa un quarto di giro al secondo, quindi un giro ogni
2 secondi sulla 6X, e che faccia due giri al secondo sull'asse Y. Sì. Ecco qua il nostro cubo che ruota, la nostra scena che lo fa ruotare, la nostra index, la nostra radice che gestisce tutto ciò. Ora possiamo fare qualcosa di più interessante per finire il tutorial, ovvero abbiamo un solo cubo, noi abbiamo un computer può ripetere le cose molto velocemente, facciamo in modo di renderizzare tanti cubi. Quindi prendiamo il nostro basic cube, facciamo in modo che il suo constructor accetta una posizione, o lo modifichiamo quando torna qua, lo modifichiamo quando torna qua, creiamo un bel ciclo for let i uguale 0 fino a const cubes number, facciamo che disegniamo 50 cubi, quindi finché i è minore di cubes number, e aggiorniamo i, aumentiamo di ad ogni ciclo, lì ad ogni ciclo, e qui creiamo un basic cube. Al basic cube dot root dot position assegniamo un nuovo vector 3, ok? E con come valore ma random, math random e math random, ok? Salviamo un attimo per vedere se sto chiamando le giuste funzioni. 3 is not defined, index.js 13 qua, new. No, c'è qualcosa che non torna. Is not defined. Ah, sono uno sciocco. Anche qui ho bisogno di tree per poter usare i membri di tree. Dot position x. Z. Ok, stiamo creando una serie di cubi posizionati a caso da 0 a 1, è un po' bruttino da 0 a 1, quindi facciamo che questa posizione va
in uno spazio da meno 25 a più 25, ok? Quindi const spread uguale, facciamo che la larghezza del nostro spread è 50, quindi const, anzi, per differenziare facciamo che sia 60, const spread 60 meno la metà di questo spread, così allineato al centro, ok, e tutti questi, eliminiamo questo basic cube al centro, e tutti questi basic cube li andiamo a aggiungere alla scena. Vediamo questo, se non ci crea un errore, eccoli, e abbiamo una scena piena di cubi posizionati a capo, a caso. Ultimo tocchetto di classe che possiamo fare è fare in modo che ogni basic cube abbia un seme randomico all'interno, quindi math random come seme, ciao Nina, e utilizziamo questo seme per variare i valori del nostro, della rotazione del nostro cubo. Ed eccoci qua, abbiamo così una scena, la porto in primo piano, abbiamo così la giorno, una scena piena di cubi a caso. Con questi elementi penso che possiamo divertirci abbastanza. Ah, un'ultima cosa, tutto questo codice e questo progetto verrà reso pubblico e lo troverete nei link in descrizione a breve. Ciao!